disegno oggi è molto frequentato dagli artisti più giovani, forse perché con il disegno gli artisti si concentrano in quella che possiamo definire la dimensione più progettuale del loro lavoro. Questa mostra guarda l'Europa come, diciamo così, entità geografica, ma non vuole dire che questo tipo di ricerca è specificamente europea. In realtà è un'indicazione di lettura che ci sembra valida un po' per tutta l'arte del mondo attuale, che giustamente viene definito globale. Avevamo notato che in Italia molti artisti usavano il disegno non solo in modo autonomo, assolutamente indipendente, ma che era anche una parte molto importante del lavoro, una parte attraverso la quale si era formato il lavoro. Abbiamo verificato che questo succedeva anche a livello europeo e più in generale a livello internazionale. Abbiamo cercato di fare è che questa campionatura di volta in volta proponesse un modo diverso di usare il disegno, quindi che fosse esemplificativa di un atteggiamento, fino per esempio al lavoro di Tobias Rehberger, che è in fondo il nuovo modo di disegnare col computer, cioè sono stampe a getto d'inchiostro fatti con programmi, nuovi programmi Basic per il computer, e nei titoli il riferimento è proprio agli step necessari all'artista per raggiungere la configurazione finale. Anche quello è un modo di usare il disegno.